troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A, dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Allora, Daniele, io ti ho fortemente voluto per questo omaggio al nostro grande campione. Per tanti è stato un amico, per tanti è stato un insegnante, un maestro di vita e per tutti è stato il più grande calciatore d'Italia. Sì, ti ringrazio innanzitutto per avermi affidato questo importante compito. Direi che in effetti di Gigi ricorderemo sempre l'assoluta correttezza, lealtà, trasparenza, umanità e fedeltà ai colori sociali del Cagliari. La correttezza lui la dimostrò sia umanamente che nel suo percorso sportivo, sia da calciatore che quando una volta appese le scarpe al chiodo intraprese poi la carriera di manager sportivo, assumendo poi anche l'incarico nello staff tecnico della nazionale italiana. Gigi approdò alle spiagge della costiera cagliaritana provenendo dalle nebbie del nord, dalle fredde atmosfere della provincia varesina. Rimase immediatamente affascinato e coinvolto dall'identità e dall'orgoglio sardo, se ne appropriò, ne risultò permeato a 360 gradi sino all'ultimo giorno di vita, non abbandonò mai più la città di Cagliari e appunto rifiutò da calciatore, quando fu al massimo dei suoi successi, proposte molto allettanti anche economicamente che provenivano dal continente, dalle squadre più blasonate, del nord soprattutto, ma anche dal Lazio, dalle società romane, oltre che da Milan, Inter, Juventus. Diciamo che gli italiani, i sardi in particolare, lo ricorderanno eternamente come un'icona simbolica, perché fu il grande trascinatore del Cagliari verso il suo primo e unico scudetto, purtroppo unico, ma la gloriosa stagione calcistica 1969-70 vide il trionfo del Cagliari, proprio trascinato dai gol di rombo di tuono, come lo definì un grande giornalista sportivo come Gianni Brera. E tra l'altro ricordiamo quello che è considerato da molti studiosi di calcio forse uno dei più bei gol nella storia dei campionati italiani di calcio di sempre, un gol in rovesciata che Sandro Ciotti definì favoloso a Vicenza contro la squadra locale. Il Cagliari vinse poche giornate prima che si concludesse poi quella marcia trionfale verso la conquista dello scudetto. E poi lo ricordiamo ovviamente per i gol in nazionale, che furono numerosissimi, ma ne ricordiamo ovviamente in particolare due. Il primo dei due gol con cui l'Italia si aggiudicò la finale del campionato europeo a Roma nel 1968, il primo europeo conquistato dalla nazionale, il secondo è avvenuto 2 anni fa sotto la guida di Roberto Mancini. La finale contro la ex Jugoslavia si concluse 2-0 con la vittoria dell'Italia, il primo dei due gol fu segnato da Gigi Riva. Soprattutto rimarrà indelebilmente scolpito nella memoria di tutti gli italiani il gol alla Azteca di Città del Messico, a Messico 70, in quella epocale semifinale mondiale che l'Italia vinse 4-3 contro l'ex Germania Ovest e Riva segnò il gol del provvisorio 3-2 che poi vide il pareggio dei tedeschi e il gol vincente di Rivera con la vittoria dell'Italia. E in Germania se lo ricordano ancora. Ricordano ancora, e soprattutto allo stadio Azteca di Città del Messico è da decenni affissa una targa commemorativa che ricorda come lì si svolse quella partita che a sua volta molti considerano la più bella partita di calcio del XX secolo in assoluto. Ecco, concludo dicendo che siamo in questo contesto sanremese, quindi è importante sottolineare come Gigi fosse un grande appassionato di musica.
un grande appassionato della musica d'autore e ebbe una predilezione molto particolare per i testi di Fabrizio De André. Fu molto amico di De André, il suo brano preferito era Preghiera in gennaio, che De André dedicò al ricordo di Luigi Tenco. Non è forse uno dei brani più noti nel repertorio di De André, e poi ovviamente cantava in prima persona molto spesso Gigi Riva sia la canzone di Marinella che Bocca di Rosa, e so che infatti, una volta ha cantato anche con te. E infatti quando ci fu questa occasione lui mi chiese di suonargli Bocca di Rosa e mi disse che era la sua canzone preferita di De André, e io misi le mani sul piano e la intonammo. Alla fine gli feci anche la seconda voce e io gli chiesi: ma la seconda canzone preferita in generale, Gigi? È l'Ave Maria in sardo. Anche, sì. Che ora sentiremo interpretare. Che ora sentiremo in una versione straordinaria. L'abbiamo sentita nei corridoi nei mesi scorsi, ma adesso è arrivato forse il momento, certo, di farvela sentire qui dal vivo, da Sanremo, l'Ave Maria in sardo dedicata a Gigi Riva, Gavina e Tonino. Ci rappresentano questo ricordo e questa dedica a Gigi Riva. E noi possiamo andare.